stato indubbiamente uno dei calciatori più chiacchierati nel corso di quest'estate. A un certo punto sembrava che non dovesse più venire, a un certo punto sembrava che dovesse andare in Portogallo, poi fortunatamente le voci si sono smontate. Oggi è qui con noi, è Mario Rui, arriva dal Parma, arriva con proprietà, l'Empoli ti ha fortemente voluto e oggi finalmente insomma sei qua. Sì, sono contento per questo, perché è stata l'unica squadra che mi ha voluto veramente e sono contento delle scelte che ho fatto. C'è stata durante l'estate quella voce che sembrava che volesse un quadriennale al Vittoria Guimarães, insomma, alla fine non c'era niente di concreto, non c'era niente di vero? No, non c'era niente di vero, perché l'unica possibilità di tornare in Portogallo in questo momento era in forma di imprestito, e quello che si è parlato di un quadriennale con il Vittoria Guimarães non era vero. E poi, come ho detto prima, non è stato un forte interessamento, l'unico interessamento vero che ho avuto è stato l'Empoli. Senti, arrivi da due stagioni del campionato italiano che non sono andate bene per quanto riguarda il club, perché il Gubbio prima è retrocesso, lo Spezia non ha fatto il campionato che voleva, ma hai fatto due stagioni però strepitose a livello di singolo. Sì, a livello collettivo, che è quello che è più importante, non è andata benissimo, no? Però a livello individuale fino adesso è andata bene, spero che possa migliorare ancora e questa stagione possa essere meglio di quella precedente. Si parla di te come di un terzino sinistro, ma sei capace tranquillamente di giocare anche sulla mediana, sempre spostato ovviamente a sinistra? Sì, infatti sono cresciuto come un centrocampista, diciamo così. Poi piano piano mi hanno fatto scendere nel campo e ho iniziato a fare il terzino. Però anche l'anno scorso ho fatto 2-3 partite da centrocampo, che è andato bene, diciamo così. Quindi, però mi sento più comodo sulle fasce. Di Empoli, dell'Empoli, cosa sai, cosa conoscevi, cosa ti è arrivato in questi anni in Italia? No, io dico, a me mi piace moltissimo il calcio, quindi l'Empoli lo seguivo già da tanto, perché mi ricordo anche quando ero in Serie A. Poi gli ultimi anni, da quando sono venuto in Serie B, ho accompagnato, tanto che 2 anni fa mi ricordo dell'Empoli che ha lottato per non andare in C, poi quest'anno ha fatto questo campionato che ha fatto. Quindi vuol dire qualcosa, che la squadra è migliorata e poi per la storia quanto riguarda, perché parlo di me come un giovane, ho visto che i giovani qua se non stato sempre bene, io cerco di essere un altro così. Anche perché sennò questo per te deve essere un altro punto di partenza, non certamente ci mancherebbe un punto di arrivo. No, certo, come io, come qualsiasi giocatore, c'è l'ambizione di andare più in alto possibile. Io non fuggio a regole di così, però cerco di pensare solo a quest'anno, fare il meglio possibile per l'Empoli, poi fine stagione pensare ad altro. Senti, oggi è il primo giorno, è presto chiaramente per tracciare i bilanci, però cosa ti è arrivato, le prime emozioni, mister Sarri, che impressione ti ha fatto? No, un'impressione molto buona, diciamo così, perché appena sono arrivato mi ha chiamato, sono stato un po' a parlare, mi ha detto quello che pretendia da me e è questo. Io cerco di stare a sua disposizione in tutto quello che vuole il mister. Sai che ci sono molte, molte attenzioni su di te, insomma sarai uno dei giocatori più osservati, specialmente all'inizio, da parte di tutti, dei tifosi, della stampa. No, io non direi, perché se vai a vedere la squadra ci sono tanti giocatori più importanti di nome che hanno fatto molto più di me nel calcio. Io, come ho detto prima, io solo sono un altro per aiutare la squadra. Uno dei volti nuovi della stagione 2013-2014 è quello di Ronaldo, brasiliano, arrivato lo scorso gennaio ad Empoli, ma girato in prestito al Catanzaro. Io partirei da lì, da come è andata l'esperienza a Catanzaro in questi 6 mesi? Allora, cioè è andata bene dal punto di vista personale, poi anche della squadra alla fine, perché ci siamo salvati con 2 giornate d'anticipo e niente. Arrivi ad Empoli, è da gennaio scorso che sei sotto contratto con l'Empoli. Cosa sai di Empoli, cosa conosci di questa realtà, di questa società? Ma l'Empoli conosco da quando ero in Serie A pure, che cioè, ho un ricordo bello dell'Empoli. E poi pure quest'anno ha fatto un gran campionato, si è ripreso dopo le prime 9. E poi dopo da gennaio ho iniziato a tifare l'Empoli, poi quando ero in Brasile che stavo facendo i playoff ero lì che tifavo, però alla fine comunque tutto sommato penso che è andata bene, dai. Senti, raccontaci un po' di te, che calciatore sei? Ma niente, io sono un centrocampista centrale, secondo me tecnicamente sono abbastanza bravo, poi pure fisicamente, comunque questo dovete dire voi dopo.
Senti, arrivi in un centrocampo comunque forte, c'è molta concorrenza qua ad Empoli. Infatti quello lo sapevo già a gennaio quando mi hanno preso. Un centrocampo molto forte con Valdifiori, Signorelli, Moro, vabbè, tutti quanti. Niente, adesso in ritiro dobbiamo dare il massimo a tutti e poi vediamo. Senti, conoscevi già qualcuno di questa squadra? Cioè, conoscevo un po' Valdifiori, però non tanto. Senti, le prime impressioni che hai avuto di mister Sarri? Ma niente, secondo me è una persona tranquilla. Ieri abbiamo parlato un po', sembra una persona molto brava.